Sindaco, consiglio breve ma intenso, ma con temi importanti. All'ordine del giorno c'erano delibere sui teatri cittadini e anche sul sito UNESCO. Beh sì, hanno ratificato in Consiglio metropolitano le delibere sui teatri che ho adottato agli inizi di agosto, molto importanti, perché riguardano i finanziamenti al Teatro Stabile di Napoli, al Teatro Trianon e al Teatro San Carlo. Delibere votate da tutti i gruppi politici ad esclusione del Movimento 5 Stelle, credo che sia un segnale fortissimo per la cultura, città metropolitana impegnata in prima linea, nonostante tra le materie della legge non c'è la cultura, ma qui abbiamo interpretato in modo unanime che cultura è sviluppo economico e quindi è materia che rientra comunque in quelle della città metropolitana. Aggiungo anche la decisione che ho fortemente voluto e che è condivisa, come si è potuto ascoltare oggi, da tutti i gruppi politici, anche dal Movimento 5 Stelle, è quello di aver previsto, e che l'ho fortemente voluto, un finanziamento per i cosiddetti piccoli teatri di tutti i comuni della città metropolitana. Tra qualche giorno ci sarà il bando, sarà triennale, quindi ogni anno ci saranno delle risorse destinate ai piccoli teatri. Questo significa cultura, significa legalità, significa sviluppo economico, significa attenzione per i territori. E anche il dibattito sul il finanziamento, l'altra delibera sui siti UNESCO, dimostra quanta sensibilità c'è nel Consiglio metropolitano per la valorizzazione di tutti i territori della città metropolitana. Sindaco, oggi arrivava in città questo bus per la campagna No Gender, non ci sono stati problemi. No, speravo arrivasse qualche bus in più per A&M, però va bene così. Non ci sono stati problemi, ma il Taglialatela ha annunciato che presenterà una denuncia contro di lei per abuso in atti d'ufficio per aver ritirato l'autorizzazione. Lei cosa risponde? Ma a parte la confusione tipica di Taglialatela, che fa un po' fatica ad azzeccarne una, non è il sindaco di Napoli che nega o dà autorizzazioni. Il sindaco di Napoli in questa vicenda non ha firmato un atto. Il sindaco di Napoli ha condiviso il ragionamento politico che ha fatto la delegata alle pari opportunità Simona Marino e che hanno fatto gli uffici amministrativi. Non c'è stato nessun cambiamento. Mi dicono all'inizio fu dato un via libera senza sapere l'oggetto preciso. Poi quando c'è stata la pratica completa, la delegata alle pari opportunità Simona Marino non ha negato l'ingresso alla città a nessuno, perché noi non neghiamo l'ingresso a nessuno, semplicemente laddove si deve autorizzare un suolo pubblico che è nella disponibilità dell'amministrazione comunale, la delegata alle pari opportunità Simona Marino insieme agli uffici amministrativi ha fatto una valutazione di non consentire a chi pensa che esistono solo donne e uomini e non invece trans, gay e lesbiche di poter avere le autorizzazioni del Comune di Napoli, che significa condivisione di, in un luogo in cui noi dovremmo esprimere una condivisione seppur amministrativa, oltre che condivisione amministrativa oltre che politica. Questa è città delle quattro giornate. Per noi esistono le persone, come dice l'articolo 3, primo comma della Costituzione. Le persone ci stanno tutti e tutte, ci stanno le donne, ci stanno gli uomini, ci stanno i gay, ci stanno le lesbiche, ci stanno i trans. Chi nega questo nega il valore della persona umana.